Buona domenica 2 agosto. In continuità con la riflessione di ieri relativa a questa sorta di pensiero unico relativo all'economia, desidero soffermarmi proprio sul pensiero unico, su un pensiero che nel definirsi globale, universale, finisce per nascondere le infinite sfumature del pensiero stesso, le nostre capacità intuitive, soggettive, naturalmente non egocentriche, ma profondamente capaci di farsi perturbare dal pensiero altrui, questa generatività del pensiero. Pensiero globale che, devo dire, è piaciuto molto in questi anni, questa idea di universalismo, di essere abitanti di un'unica, indistinta e omogenea terra, sicuramente ha fatto presa. Non certo in coloro i quali si autodefiniscono sovranisti o suprematisti, naturalmente anche in loro c'è una persistenza di pensiero globale, nel senso che a partire dal fatto che si ritengono superiori agli altri, vorrebbero che tutto il mondo fosse omologato al loro pensiero, alle loro idee, al loro concetto di civiltà, ai contenuti di quella che loro chiamano civiltà e che naturalmente implica anche nel loro vissuto e nelle loro rappresentazioni della vita che possa esistere una parte dell'umanità particolarmente evoluta e ovviamente superiore agli altri. Questo per me naturalmente rappresenta una stupidaggine colossale, però riconosco che questa idea di superiorità, di essere coloro i quali possono rappresentare un riferimento ideale per virtuosità vissuta, praticata, per livello di conoscenza, per anche successo ottenuto puramente sul piano economico, oltre che naturalmente sullo stile di vita che viene praticato. Questa idea di superiorità è qualcosa che è sempre molto latente in noi e possiamo anche applicarlo quando dichiariamo più o meno pubblicamente che noi per carità non siamo né sovranisti né suprematisti. Noi siamo persone attente alla diversità, però lo facciamo con una scarsa propensione a un reale rispetto della diversità. Io ricordo che accanto ai tre principi fondativi dei club, che sono l'amore, la convivialità e l'amicizia, cioè eros, agape e filia, queste tre condizioni fondamentali del club, ad un certo punto si volle sottolineare un aspetto che è rimasto un po' in ombra, ma che è fondamentale, il rispetto della diversità. Ma la diversità significa accettare che nessuno di noi può essere omologato a un pensiero unico, a una cultura unica. E nessuno di noi allo stesso tempo può essere capace di un dominio tale da poter conformare il mondo a nostra immagine e somiglianza, a meno che non abbiamo un delirio di onnipotenza. Di fatto, quello che deve accadere per vivere un'esperienza autenticamente ecologica, che non è un'esperienza di forzatura ideologica, ma una visione che riconosce che non vi è una globalità assoluta, ma vi è solamente un intreccio di diversità reciprocamente perturbanti, e credo che ci debba essere una capacità e una disponibilità a qualcosa che io ritengo che sia fondativo, cioè il riconoscimento, cioè il conoscerci reciprocamente nella diversità e nella irriducibilità reciproca. Non dobbiamo mai presumere né nei confronti
delle persone che incontriamo nella nostra vita dentro una relazione affettiva, ma neppure nelle condizioni di esercizio dell'amore nella funzione educativa. Penso alla genitorialità. Non possiamo e non dobbiamo forzare la mano e accettare che anche le generazioni che vengono dopo di noi, nei confronti delle quali siamo inevitabilmente dei punti di riferimento che si assumono la responsabilità della sostenibilità del futuro, anche di fronte a queste generazioni non dobbiamo mai cadere nella trappola della delusione perché non fanno quello che ci saremmo aspettati facessero. Educatori, insegnanti, genitori, biologici o adottivi, ma comunque sempre gli adulti, nei confronti delle generazioni più giovani devono sviluppare la capacità di adozione. Ma questa funzione adottiva significa esprimere senza remore e con coraggio la testimonianza in ciò in cui si crede, senza pretendere che gli altri siano riconoscenti, cercando di fare esattamente quello che noi ci aspetteremmo facessero. La riconoscenza nulla ha a che vedere con il riconoscimento, anzi, il riconoscimento deve fondarsi su un rapporto libero, che sa trovare un punto di mediazione, non di compromesso, senza alcuna forzatura reciproca all'adeguamento reciproco. Non è un concetto molto semplice, ma è un modo auspicabile di porre la questione della tessitura dei rapporti umani tra miliardi di diversità in modo tale che proprio in questo rispetto, questa modalità di riconoscimento, ci sia l'essenza di una vita che trova proprio nella diversità la sua ricchezza, viene chiamata, altri ambiti dell'ecologia, la biodiversità. La biodiversità non è solo quella delle piante, degli animali, è il nostro animo che deve in qualche maniera coltivarsi nella assoluta biodiversità, cioè la diversità della vita di ciascuno. È un invito questo a vivere serenamente nella diversità, a non rinunciare naturalmente alle nostre convinzioni, perché se noi incominciamo a essere troppo eclettici e diventiamo cane al vento, è chiaro che chi ci incontra farà fatica a riconoscerci. E se noi facciamo semplicemente il soggetto che non fa altro che ripetere quello che l'altro dice, l'altro non potrà mai sapere quello che noi realmente pensiamo. Non è una buona strategia quello dell'adeguamento diplomatico. Chiaro che nel riconoscersi può emergere un altissimo grado di conflittualità, anzi, più è elevato il rispetto della diversità e il riconoscimento reciproco, più è elevata la condizione della conflittualità, che in questo caso non è un luogo di odio, ma di costruzione dell'amore autentico, che mai può essere omologante, ma deve essere sempre molto rispettoso e liberante. Ritengo che se noi riusciamo a costruire una nostra idea del mondo, che però non sia all'insegna della pretesa che sia l'unica idea possibile, addirittura scomodando anche la scienza o la religione come elementi giustificativi della nostra presunzione di pensiero assoluto e unico, se noi riusciamo ad accettare la parzialità della nostra visione e della nostra conoscenza, però naturalmente rimaniamo profondamente attaccati a questa visione e a questa conoscenza, e
E nell'incontrare gli altri incontriamo delle altre autenticità, delle altre singolarità pensanti e creative. Credo che il mondo avrebbe sicuramente un altro volto. Non sarebbe abrogata la conflittualità, ma la conflittualità si porrebbe in un terreno fertile di una pace che non è mai sterile pacificazione. Ma è una pace dove il rispetto della diversità si fonda sul terreno fertile dell'amore. Credo che tutto questo, dopo una grande epoca di, da una parte, apparente morte delle ideologie, dall'altra della genesi di nuove ideologie pervadenti, con troppi pensieri unici sul piano della verità scientifica, della verità economica, della verità politica, della verità religiosa. Ecco, tutte queste verità omologanti che hanno molto poco di verità, perché la verità è costante svelamento e impossibilità a possederla. E allora, se noi accettiamo che la verità non la posso possedere e non rinuncio però alla ricerca della verità nella parzialità dello svelamento, allora si entra nella condizione del mistero e dell'incontro dell'altro nel rispetto della diversità, ma sempre nell'ambito del mistero. Non cesserò mai di conoscerti e attraverso questa inesauribilità della conoscenza dell'altro prenderò atto che neppure me stesso riuscirò mai a conoscere. Il conoscere te stesso è un invito a una inesauribile ricerca, non a un punto di approdo. Buona giornata a tutti.